In diretta da Casa Sanremo, nello spazio che la Book Sprint Edizioni dedica ai suoi autori, questo pomeriggio sono in compagnia di due autori, ovvero Simone Pavan e Leonardo Laviano. Buongiorno. Una cosa che vorrei dire prima di iniziare la nostra intervista, pensate un po', questi due autori si sono conosciuti praticamente in questo momento, poco prima dell'intervista, perché parlando appunto del libro di quest'oggi, Le case abbandonate, dobbiamo in effetti parlare proprio di un progetto di condivisione, di un esperimento di condivisione e di amicizia con il quale è stato realizzato appunto questo libro. Spiegherò brevemente e poi lascerò completamente la parola a voi, perché è bello, è particolare il modo in cui è stato realizzato questo libro e non voglio assolutamente togliere spazio e tempo a voi, perché oltretutto vi ho appena conosciuti, siete meravigliosi e avete tantissimo da dire. Pensate un po' che questo libro è stato realizzato con, diciamo, l'unico comune denominatore è proprio la persona che è riuscita a mettere insieme 10 persone che non si conoscevano, con il quale ancora oggi, a parte voi due, forse nell'ultimo momento che siete riusciti a conoscervi tutti quanti insieme, c'era questo codice, di questo segreto tra di loro. Non sono mai stati messi in comunicazione, hanno avuto delle parole chiave, facevano parte di un gioco all'interno del quale poi si sono realizzati 10 racconti completamente diversi, nei quali poi ci sono stati però dei tratti comuni, e in particolare l'unico elemento da cui dovevano partire era l'idea della casa, che ognuno ha interpretato in modo diverso. E vorrei appunto parlare, oltretutto all'interno di questo libro nessun autore ha firmato il proprio racconto, proprio per dare questa idea di segretezza, ma anche per lasciare una libera interpretazione anche nel momento della conoscenza. Ed è una cosa particolarissima. È anche un altro elemento molto bello, di cui parlerò poi alla fine, perché ho visto una cosa proprio alla fine del libro che vorrei che uno dei due mi leggesse. Ok? Allora, io direi di cominciare appunto con te, Simone. Sì. Parliamo allora, non proprio del tuo racconto, perché non lo possiamo svelare. Sì, non lo possiamo dire perché appunto siamo in pseudonimo, quindi non facciamo mostra insomma del nostro nome all'interno del libro, e ci piace mantenere questo mistero fino in fondo, insomma. Anche perché è interessante poi donare il libro ai nostri conoscenti, amici e parenti, sì, per dire provi a indovinare chi tra questi è il mio nome. Ecco, quindi è un esperimento interessante che è nato dall'idea di mio cugino Alessio Franzoso, e poi insomma che mi ha introdotto subito me come, diciamo, suo socio, diciamo, di questa idea. E infatti Case Abbandonate l'abbiamo condiviso insieme come tema, perché si presta molto a diverse interpretazioni. Esatto. In effetti nei 10 racconti che possiamo leggere si può evincere le diverse accezioni che ognuno dà alla parola e all'idea della casa abbandonata. In effetti la casa abbandonata nel pensiero comune è un edificio fatiscente, sì, un rude, ma lo si può vedere all'interno del racconto anche come case nuove ma mai finite, quindi abbandonate a se stesse e in mezzo ancora in fase delle costruttiva. Sì, in fase, esatto, costruttiva. Oppure, ad esempio, nel mio racconto si può vedere la casa abbandonata come la casa, come idea di pianeta. Ok, quindi il nostro pianeta può essere inteso come una casa che poi prima o poi verrà, esatto, abbandonata. Esatto. Poi in fondo si può leggere la domanda: sarebbe bello se la nostra terra fosse abbandonata dall'essere umano? Come sarebbe la nostra terra? Sarebbe più bella? Sarebbe più felice? O cambierebbe qualcosa? Ecco, quindi lasciamo questo piccolo interrogativo. Ti rispondo subito a questo interrogativo, visto che mi trovo qui di fronte a te. Sì. Da alcuni esseri umani sarei contentissima, da altri invece da altri invece vorrei che continuassero a vivere, perché penso che comunque hanno anche migliorato, e con il loro lavoro, con le loro passioni, tendono sempre a tutelarlo e anche a migliorarlo. Anche a migliorarlo, perché no? È giusto, è corretto. Ed è giusto anche Dovrebbe essere così. Noi, esatto, abbiamo buoni propositi, speriamo che possano, esatto, esserci. Esatto. Adesso vorrei che intervenisse invece Leonardo e faremo un po' questa intervista con questo gioco a tre.
Allora, sicuramente c'è da dire questo, che non solo è paradossale che io e lui ci conosciamo oggi per la prima volta, ma è ancora più paradossale che con il gioco degli pseudonimi, questa cosa non ce la siamo detta neanche prima. Neanche prima. Addirittura è capitato di scoprire solo alla cena di chiusura a contratto di avere dei colleghi conosciuti da decenni e abitanti a 100 metri da casa tua che non sapevi che facessero parte della stessa cordata. Quindi ti ritrovi a leggere storie con pseudonimi che non riesci a collegare, di gente che tu pensi di conoscere benissimo e tu dici allora sicuramente ti becco il tuo stile. Ecco, qualcuno si è fatto beccare, sì, altri molto meno. Quindi questa cosa è stata un gioco anche per chi in realtà si conosceva. Una cosa che consideravamo prima, è interessantissimo essere qui a casa Sanremo, la patria, la capitale della musica popolare italiana, e scoprire che due cose che hanno a che fare con la musica che ascoltiamo, tutti i giorni. La seconda sarà quella che riveleremo alla fine. Alla fine, sì, esatto. La prima è scoprire che tutti i racconti che possiamo dire essere molto eterogenei, sì, perché si ride, si pensa, si piange, si ha anche paura, si scopre una storia autobiografica, si va veloce, si va lenti. Tutti i racconti, in tutte le storie si incontrano due entità, che sono la morte, non necessariamente la propria, anche di altre persone o di persone che tu citi, e la musica. Che cosa vuol dire questo? Beh, se non altro vuol dire che quando a ciascuno di noi è stato chiesto di scavare dentro per tirar fuori una storia che emozionasse, nei percorsi del nostro conscio e delle nostre emozioni abbiamo incontrato queste due signore. È vero. La morte e la musica. Ed è molto bello che questo sia accaduto ancora una volta senza che nessuno ce lo dicesse prima. Infatti quello che mi ha colpito, voi non avete avuto un'indicazione nello svolgimento, cioè, sì, c'era il tema casomai della casa abbandonata, ma altri tipi di indicazione? No. Voi potevate scrivere come volevate e tutti e dieci siete arrivati attraverso un trasporto emozionale ad affrontare queste due tematiche. Esattamente. Come la musica e appunto anche la morte. Non voglio spaventare il potenziale lettore, non è che si... No, non si deve spaventare, si anzi si deve incuriosire ancora però, a cose di telepatia. È vero che una chiave comune è quella di dire voglio emozionarti, quindi ti racconto di una morte, perché... è ovviamente un percorso dal risultato certo. Noi non siamo preparati alla morte, quindi è chiaro che questo incanti. Però viene fatto in 10 modi diversi. Questa è la cosa pazzesca, perché uno pensa che ci siano alcuni modi di scrivere, non tanti. E invece ogni zucca, ogni cuore ha il suo modo di scrivere. E questo esce benissimo fuori nel libro. Chi lo leggerà, leggerà 10 piccoli libri. E questo è molto interessante. Un'altra cosa che volevo chiedere, casomai può intervenire Leonardo, sì, poi anche tu Simone. Comunque. Quando sfoglio il libro vedo che ci sono delle parole in grassetto. Sì. Perché? Allora, queste parole in grassetto sono nate da un'idea proprio di Alessio. Alessio. Il quale ad ognuno degli autori ha imposto la presenza di alcune parole all'interno del proprio racconto. E nessuno sapeva quali fossero le parole delle altre. Poi l'idea era quella di riunire queste parole presenti in tutti i 10 racconti in un pensiero unico di Fabrizio De André. Anche questo elemento è emerso dopo la scrittura delle storie, quindi nessuno di noi aveva coscienza del fatto che si trattasse di una frase di De André. Quindi il secondo elemento che ricorre in tutte le storie è la musica citata, ascoltata, cantata. È incredibile come abbia fatto cerchio chiuso con il pensiero che ha raccolto tutte le parole sparse, che è un pezzo di canzone.
ma tu cugino, come hai elaborato un progetto del genere? Dobbiamo come convincerlo a cambiare mestiere. Sì. No, ma davvero, è un progetto che lui ama chiamare co-writing. Co-writing. Sì. E diciamo, secondo me è un esperimento riuscito, anche perché già adesso, parlando tra di noi, mi sono accorto di una cosa, che c'è un filo conduttore e chissà quale altre cose possono emergere ancora leggendolo e rileggendolo. Perché è interessante sapere che nessuno di noi, io Leonardo lo vedo la prima volta oggi, e come ognuno di noi in qualche modo sia legato uno all'altro. Infatti anche il tema qui della conoscenza, dell'amicizia, viene ripresa da un pensiero di Muhammad Ali, che si può leggere all'inizio del libro, dove dice che in sostanza l'amicizia è un qualcosa che non si impara a scuola, e che però se non li impari vuol dire che dalla vita non hai appreso niente. Non hai imparato. Io credo nulla. Che sia profondamente vera questa cosa. Allora, l'amicizia non avrebbe imparato niente. Bellissimo questo. Ecco perché è un esperimento ben riuscito. Sì. Perché probabilmente io non so che cosa abbia spinto tuo cugino a creare questo progetto, perché poi effettivamente sembra quasi un esperimento sociale, un esperimento psicosociale. Lo è, no? È certamente. Però la particolarità con cui è riuscito a mettere insieme 10 soggetti che probabilmente non sapeva se erano propensi alla scrittura. Quindi è stato sì, ci sono stati anche degli attimi di sostanza, perché qualcuno è arrivato un po' lungo a presentare il racconto, eccetera. Quindi organizzare tutta la cosa sembra semplice, ma non lo è affatto. Perdonami se te lo chiedo, ma tuo cugino che lavoro fa? Perché io poi queste informazioni non ce l'ho. Sì, diciamo che lui è un ingegnere chimico e opera nel campo farmaceutico, medicale farmaceutico. Vedi? Ecco, no, quindi, pensavo che fosse una passione. Probabilmente avrà avuto anche lui, avrà tuttora le sue passioni anche nell'ambito psicologico, perché appunto lui questa cosa, anche ha una provato grande a fare la seconda fantasia. Laurea in psicologia, ecco. Ha provato. E allora vedi, io avevo anche una grande fantasia e anche grande iniziativa. Il progetto è molto bello, è affascinante. Grazie. Crea interazioni tra menti diverse, condivisione. Come si dice, tanta roba. Tanta roba. Vogliamo leggere quello sì, che dicevamo prima? Sì, chiudiamo con questa pagina. Vado? Dimmi, Luca. Allora, alla fine del libro. Eccolo qui. Alla fine del libro scriviamo. Cosa abbiamo dimenticato nelle vecchie case? I nuovi proprietari o gli incaricati della demolizione, giovani esploratori o qualche funzionario del comune, troveranno frammenti di vite trascorse in quei luoghi. Per un breve periodo, per molti anni o per sempre. Quanto abbiamo lasciato in quelle vite dei nostri sogni, delle nostre ambizioni e dei nostri progetti? Scrivere e tornare in quegli spazi della memoria e dell'anima, ritrovare i piccoli frammenti, riordinarli e ricordare significati perduti. In fondo, al fondo del fondo, c'è il frammento di canzone del grande Fabrizio De André, Anime Salve, che è il collettore di tutte le parole sparse nelle storie. E fa così. Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria, col suo marchio speciale disperazione, e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi per consegnare alla morte una goccia di splendore di umanità, di verità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto, che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Fabrizio De André, Anime Salve. Grazie grazie dello spazio. Grazie per essere stati qui come quest'oggi e di aver fatto questa splendida... Enjoy case abbandonate. Enjoy. Le case abbandonate. Grazie. Grazie. Bella.